L'università per ora hanno risposto molto bene a tutti i bandi che abbiamo fatto e le università del sud sono presenti oltre il 40%. Io credo che siano un po' un baluardo per il sud per poter ricominciare dai giovani ed allegare il mondo della conoscenza e dei saperi al mondo del lavoro, perché questa è la chiave fondamentale. Puntare sulle capacità e le caratteristiche che già ci sono, non possiamo inventare una cosa dal niente, quindi alcune eccellenze che già ci sono nelle varie regioni e nelle varie sedi, e puntare a lavorare in maniera sincrona con il privato e soprattutto cercando di modificare anche la nostra offerta, l'offerta che gli Atenei danno in base alle esigenze del mercato. Noi abbiamo tante misure sulla transizione università-lavoro, da quelle dell'orientamento a quello dei progetti di ricerca che facciamo, che sono progetti che chiedono grandi filiere in cui ci sono le accademie ma anche i privati, e chiediamo proprio che i privati poi si prendano cura delle persone che vengono formate in accademia, sia nella laurea che nel dottorato di ricerca. L'Italia ha spalancato le porte ai profughi dell'Ucraina, tra questi ci sono tanti ricercatori e ricercatrici. Previsto una norma, come sapete, con anche un finanziamento che dai 500 mila euro iniziali è già salito a 1 milione, e questo servirà a cofinanziare gli atenei che fanno offerte di borse di studio oppure di anche visiting professor, perché questa è la forma migliore che abbiamo per coloro che invece chiedono rifugio da noi.